Buongiorno a tutti, sono Andrea Messori, modero questa sessione assieme a Sabrina Trippoli. Allora, anzitutto ringrazio Sita, ringrazio i colleghi che relazionano. Allora, questo è un workshop, non è proprio una sessione. Abbiamo una scaletta dei tempi molto stretta. Siamo 5 persone, meno di 10 minuti a testa. Allora, essendo un workshop, ho avuto il mandato da Sita di essere concreti, descrivere esperienze, essere propositivi. Allora, io stesso dedico i miei 5 minuti a qualche proposta. Prossima diapositiva. Allora, ho un vissuto personale nel mondo dei farmaci e per questo motivo la mia proposta è quella di trasferire, provare a trasferire alcuni percorsi e alcune regole di procurement tipiche del mondo dei farmaci al mondo dei dispositivi medici. Ovviamente servono degli adattamenti, servono delle modificazioni. L'obiettivo, secondo le mie intenzioni, è quello di rendere immediato nei nostri ospedali l'accesso ai dispositivi medici innovativi. Serve infatti accelerare questo accesso perché adesso i tempi spesso sono davvero troppo lunghi. Prossima diapositiva. Allora, la Sita mi dice di essere concreto. Per questa ragione, in questa diapositiva presento dei documenti, del materiale che può poi rimanere a disposizione dei partecipanti, essendo tutto liberamente accessibile sul web. Allora, presento tre cose. La prima è un foglio divulgativo di Estar, che si chiama Estar 3 minuti, è indicata la pagina web e ne vedremo un paio di numeri, un paio di articoli. Poi la seconda indicazione è la pagina web della Regione Toscana. Qui noi da 2 anni mettiamo liberamente fruibili tutte le valutazioni sui singoli dispositivi, quelle che facciamo proprio come lavoro routinario della Regione. È una scelta proprio intenzionale. Noi fin dall'inizio abbiamo fortemente voluto mettere tutto su web e mettere tutto a disposizione di tutti. Sono 103 dispositivi, 103 schede, alcune valutazioni su classi CND, quindi è parecchio materiale. Terzo punto, è uscita pochi giorni fa una delibera della Regione Toscana sul procurement value based, e questo è il terzo documento. Prossima. Allora, cominciamo con il primo articolo, anzi con i 2 articoli di Estar 3 minuti. Allora, un articolo prende un metodo di procurement tipico dei farmaci, il risk sharing per i farmaci innovativi, e propone di trasferirlo con adattamenti al mondo dei dispositivi medici. Il secondo articolo prende i criteri dell'innovazione che AIFA utilizza per i farmaci innovativi e descrive come adattarli al mondo dei dispositivi. La prossima.
Allora, risk sharing, ovviamente non abbiamo tempo di leggere l'articolo, vi do la citazione del titolo, avete visto la pagina web, ringrazio chi ha collaborato a questo articolo e lo consegno come materiale per tutti voi. La prossima. Questa probabilmente è una cosa più interessante, l'innovazione nel campo dei dispositivi medici. Allora, anche qui ringrazio la collega che ha partecipato. La prossima. Avanti. Allora, qual è l'obiettivo? L'obiettivo, dicevo, è quello di offrire un accesso veloce ai reparti ospedalieri delle innovazioni importanti in campo di dispositivi medici. Allora, immaginiamo che un dispositivo medico che si chiama A è potenzialmente innovativo. Noi da poco tempo abbiamo iniziato una valutazione immediata, un triage, se è superiore ai predecessori e se è clinicamente rilevante, viene indirizzato a un acquisto veloce senza gara. E quindi la tempistica è molto veloce. Se invece non è innovativo, non ha queste caratteristiche, allora si può fare la scheda, si può fare la gara, il percorso è quello tradizionale. Allora, voi vedete che è esattamente la stessa cosa che AIFA fa per i farmaci innovativi, i quali entrano nel prontuario d'ufficio il giorno stesso della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale e vengono messi a disposizione subito dei reparti. La prossima, e concludo. Per quanto riguarda il procurement value based, faccio solo la citazione per motivi di tempo. Quindi non parliamo di questa tematica, almeno non ne parlo io in questo workshop. Il metodo si chiama del net monetary benefit. C'è proprio una delibera della giunta regionale che lo acquisisce. Trovate, vi ho dato prima il link, e lì c'è una descrizione completa. Allora, io ho concluso questa breve introduzione e procedo con questa tempistica che è stretta alla relazione di Claudio Amoroso, accesso all'innovazione mediante forme di acquisto per procedura, e Claudio Amoroso è presidente dell'Associazione Regionale Economy Abruzzo e Molise, direttivo del FARE e Università di Chieti. Allora, la parola a Claudio Amoroso. Grazie. Ecco, salve, buongiorno. Innanzitutto ringrazio il professor Messori, condivido con lui tutto quanto già espresso, e c'è una collaborazione anche con FARE su questi argomenti. Abbiamo la vostra direttrice, la Piovi, che appunto originariamente proviene anche dalla nostra professione. Detto questo, ringrazio anche Sita per l'invito e quindi passo a trattare questo argomento che si lega molto a quanto già affermato, è stato affermato in precedenza, quindi l'acquisto per procedura. Partiamo un attimo dal fatto che oggi tutto gira sull'innovazione. Quindi l'innovazione parte da che cosa? Dalla direttiva europea, che prevede che
di utilizzare la domanda pubblica come una leva strategica per favorire lo sviluppo di soluzioni innovative. A seguire, l'Unione Europea, attraverso la Next Generation EU e l'Italia con il piano PNR, che cosa hanno previsto? Hanno previsto che è necessario per fare innovazione e dialogare con il mercato, cosa molto difficile, complessa. Siamo sempre legati ad alcuni problemi che non ci sbloccano completamente, a differenza di altre nazioni europee. Quindi quello che bisogna fare è indirizzare le imprese verso quei fabbisogni che non sono ancora soddisfatti dal mercato. Per cui questi fabbisogni in pratica sono rappresentati da che cosa? Dalla necessità di innovare, quindi di introdurre queste tecnologie, però con un controllo della spesa e una prevedibilità della spesa. Quindi avere prodotti di qualità, aggiungere a questi prodotti di qualità dei servizi, però cercando di rimanere nell'ambito di una spesa programmata, quindi che non lasci spazio a degli sforamenti. Tutto questo deve avvenire nell'ottica di quello che sarà e che continuamente con i due decreti, appunto, di snellimento delle procedure, dovrebbe appunto avviare una revisione anche del codice. Tutto questo per curare al meglio il paziente. Quindi non è che una formula tocca sana, però sicuramente quella di utilizzare il costo per procedura, quindi l'insieme di tutta una procedura, avere un costo finale è fondamentale. Si tratta di questo costo per procedura, di definire, quindi di determinare, viene utilizzato in ambito farmaco-economico, definisce quindi il costo di una procedura clinica e all'interno di questo costo ci sono tutti i materiali necessari in un quantitativo sufficiente, un quantitativo che viene definito a monte prima, e quindi attraverso questa procedura abbiamo tutto il materiale disponibile, abbiamo un costo fisso con i materiali inclusi nell'ambito di un ambito di tolleranza, e poi questo certamente ci agevola anche nella fatturazione. Per fare tutto questo è chiaro che bisogna lavorare all'interno, quindi bisogna personalizzare la procedura attraverso che cosa? Sicuramente una valutazione dell'HTA, come ci ha fatto vedere in precedenza il professor Messori, quindi una valutazione dell'HTA nella selezione dei prodotti, nella quantità e quello che è utilizzato. Quindi lo studio deve partire proprio dal reparto che con la collaborazione ci deve dire mediamente quello che utilizza per i propri interventi. Questo che cosa determina poi? Determina la definizione di un prezzo unitario per procedura, quindi dobbiamo vedere appunto quali costi ha sopportato quell'azienda, quali costi sopportano altre aziende e quindi andare a vedere qual è lo storico di utilizzo. Perché ci interessa questo storico? Perché dobbiamo definire il margine di tolleranza, più o meno, quindi per fare in modo, per quanto possibile, che alla fine del percorso non ci siano delle sorprese e quindi otteniamo il costo procedurale. All'interno di questa procedura noi possiamo inserire anche delle nuove tecnologie, chiaramente dopo l'approvazione dell'HTA, e però questo ci permette che cosa? Di definire a monte l'introduzione di un nuovo DM, sicuramente determina degli aggravi di costi che vanno finalizzati per delle specifiche tipologie di intervento. Quindi noi dobbiamo fare in modo che quella previsione venga rispettata, quindi definizione di una percentuale di utilizzo, il prezzo che è rilevante verrà diluito all'interno di questo prezzo medio e quindi poi c'è un controllo anche da parte dell'azienda fornitrice.
Se trasferiamo tutto questo all'interno di un servizio di endoscopia digestiva attraverso questa procedura ERCEP, vediamo che perché serve? Perché all'interno di questo intervento c'è una complessità di utilizzo di materiali e quindi dobbiamo in qualche modo trovare tutti i materiali ma che siano disponibili al momento, perché appunto c'è questa forte movimentazione, c'è un'evoluzione della pratica e delle tecnologie, quindi dobbiamo dare la possibilità di stare al tempo con i tempi. Se ci sono delle innovazioni, questo sistema ci permette di inserire attraverso una formazione e quindi avere possibilmente una prevedibilità dei costi, cosa che appunto in questo ambito non è proprio semplice. E quindi questo costo per procedura potrebbe essere utile, utilizzabile in endoscopia digestiva. Io ho collaborato a questo progetto insieme con la società Boston proprio per mettere a punto un sistema di questa tipologia e quindi in questo grafico riporto, in questo flowchart riporto un po' quello che si è verificato partendo quindi dal magazzino in conto deposito, quindi senza anticipare delle somme. Il magazzino consegna il materiale che è necessario, che in qualche modo è programmato, ma c'è questo margine, al servizio di endoscopia che poi attraverso un sistema che ora non posso stare a definire per la tempistica, attraverso un sistema di schede si va avanti e si contabilizza ogni 6 mesi per esempio, quindi si va a vedere ogni 6 mesi che cosa è successo, quindi che cosa si può prevedere? Si può prevedere che noi siamo rimasti in quei margini più o meno e quindi non abbiamo nulla a pretendere, non c'è variazione. Se diversamente mentre abbiamo utilizzato oltre questi margini, sarà emessa una nota debito che comunque è già definita in termini di costi, quindi comunque abbiamo una previsione, altrimenti se abbiamo utilizzato meno prodotti avremo una nota credito. Vedete che in questo grafico è rappresentato quello che vi ho detto, all'interno abbiamo il prezzo per procedura che viene compensata nell'ambito di un cost sharing, se usciamo all'interno di questo percorso avremo un eccesso o un difetto. Quindi mi avvio più o meno alla conclusione, perché quindi una soluzione integrata? Da parte del reparto c'è la possibilità di utilizzare quindi dispositivi più appropriati, anche avanzati, e quindi una maggiore disponibilità dell'alta tecnologia, una disponibilità di tutti i prodotti in diverse misure e quindi avere anche più tempo a disposizione. Per il buyer c'è la prevedibilità della spesa, il che è fondamentale perché sappiamo che poi a fine anno non possiamo avere delle sorprese eccessive. Quindi il controllo del budget è agevolato, tutto è trasparente perché i prodotti sono monitorati, c'è un'ottimizzazione nel percorso tra prodotto acquistato, fatturato, non anticipiamo somme perché c'è un conto deposito e quindi abbiamo anche meno impegni amministrativi. Naturalmente tutto questo va a beneficio del paziente, per cui il paziente quindi ottiene la giusta cura e le soluzioni più adeguate. Ultima slide. L'evoluzione del processo per procedura, del costo per procedura. In pratica che cosa si sta verificando? Che intensificare questo sistema di cost sharing, risk sharing, perché i DM come anche i farmaci sono sempre a valore alto e quindi è necessario non solo definire un pagamento prestabilito per quanto riguarda l'esecuzione completa del contratto, ma agire anche sul suo esito, quindi sul risultato, il cosiddetto valore, il value based, quindi legare il pagamento ai risultati di salute in un'ottica di value based healthcare, che in questo periodo diciamo è molto seguito e molto sentito. Quindi in conclusione, attraverso questo sistema di acquisto per procedura abbiamo una certezza
nella definizione del costo della procedura e una certezza anche nel risultato, in quanto leghiamo il risultato poi a dei premi o a, eventualmente a delle, delle penalità. Ecco, vi ringrazio, sono qui. A voi. Ringrazio Claudio Amoroso. Do la parola a Sabrina Trippoli che introduce. Quindi sì, buongiorno a tutti, io passo rapidissimamente la parola al professor Fabio Amoroso, professore di Government Health and Not for Profit della Università Bocconi. Prego, professor Amoroso. Buongiorno, buongiorno a tutti, spero che si vedano le slide, sono riuscito a condividerle. Allora, ringrazio naturalmente per l'invito. Io mi concentro sulla valutazione, mi collego anche a quanto appena detto dal dottor Amoroso, l'approccio innovativo all'interno dei processi d'acquisto, quindi si parla di acquisto di valore o acquisto value-based procurement, quindi questo è un po' il tema caldo di questi ultimi tempi. E poi vorrei affrontare alcuni casi, in particolare uno particolarmente interessante dell'ospedale di Barcellona. Vado velocemente a una prima analisi, un po' ecco, un'introduzione, l'evoluzione dei processi d'acquisto in questi ultimi anni, quindi processi d'acquisto sempre di più al centro delle politiche del Servizio Sanitario Nazionale, e tra le evoluzioni c'è un forte cambiamento di paradigma, cioè da un lato una crescente integrazione tra concetto di bene e di servizio, e comunque servizio inteso in senso lato, e dall'altro un approccio verso l'acquisto di valore. Quindi c'è un forte cambiamento nelle strutture, nelle politiche degli acquisti e negli strumenti di acquisto. Questo cosa comporta? Che all'aumentare della complessità dei beni, quindi dell'integrazione bene-servizio, si passa sempre di più da una gestione tradizionale degli acquisti e delle procedure a una gestione strategica degli approvvigionamenti, e quindi a quello, al concetto che abbiamo detto di value-based procurement. Si può fare all'interno del codice? Beh, già oggi è possibile farlo, gli strumenti ci sono, procedura competitiva, dialogo competitivo, partenariato per l'innovazione, procedura tradizionale naturalmente utilizzando l'offerta economicamente più vantaggiosa, il tutto probabilmente anche attraverso consultazioni preliminari di mercato. È chiaro che l'aumentare della complessità, l'aumentare al passaggio verso l'innovazione serve comunque anche un'integrazione, uno scambio, una valutazione insieme ai fornitori, quindi ritengo che le consultazioni preliminari di mercato siano sempre più importanti, sempre più necessarie nelle gare innovative. Ecco, se questa è un po' la premessa, l'evoluzione in corso, vediamo alcuni casi. Anch'io vorrei soffermarmi su alcuni casi. Quando parliamo di value-based procurement non possiamo non citare Estar. Mi piace citare proprio Estar, quindi una valutazione, ecco, che aveva fatto credo proprio il dottor Messore al nostro osservatorio in Bocconi, andando a valutare quali sono le prime esperienze. Quando parliamo di prime esperienze parliamo naturalmente di prime esperienze effettuate da Estar e quindi anche a livello nazionale. Quali sono le prime esperienze di value-based procurement? E soprattutto abbiamo alcune gare di Estar, ho ripreso alcuni punti, quindi ecco, ma dottor Messore le riconoscerà immediatamente, alcune gare di Estar che sono legate a sistema di produzione di evidenze, payback. Soprattutto vorrei vedere uno degli elementi fondamentali, che è soprattutto questo, il monitoraggio dell'esito e il payback. Quindi sempre di più si può andare verso queste valutazioni, dove è fondamentale, soprattutto questa seconda parte della slide, monitoraggio esiti dopo 12 mesi, tasso di infezione a 30 giorni, tasso di recidive a 24 mesi, col meccanismo del payback. Prima è stato citato anche dal dottore Moroso, e è interessante vedere come l'ha applicato Estar convoca l'operatore economico per capire le ragioni, se viene verificata l'inefficacia del dispositivo, l'operatore economico restituisce il 50% del prezzo d'acquisto. Ecco, stiamo andando
sempre naturalmente poi anche attraverso l'applicazione del net monetary benefit, ma stiamo andando sempre di più, quando parliamo di innovazione, verso questi modelli, verso queste valutazioni. Ecco, oltre a Ester, che è un po' l'apripista a livello nazionale, mi piace citare l'esperienza dell'Hospital Clinic di Barcellona. Anche questo va nella medesima direzione. Vorrei citare di questo alcuni punti. Ecco, ho fatto un numero di slide un po' più elevato da lasciare come materiale di riferimento, quindi non le proietto tutte, su alcune vado più veloce. Qual è lo scopo del progetto? Innanzitutto, l'ospedale è stato finanziato col Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, un progetto di procurement innovativo per valvole cardiache. In particolare lo scopo era superare la modalità tradizionale di acquisto, implementando un modello che vada verso l'acquisto di una soluzione globale al problema sanitario, quindi non forniture, non servizi, quindi non solo dispositivo, più accessori, più formazione, ma soluzione globale al problema. E vediamo come è stato implementato, e questo è l'aspetto interessante. Innanzitutto, definizione del disegno, cofinanziamento del fondo europeo, consultazione preliminare di mercato, che è stata effettuata proprio per spiegare agli operatori economici quali erano le finalità della gara, che cosa si intendeva per quello che abbiamo detto, ossia soluzione globale al problema, e poi la gara vera e propria. Ci sono, ecco, disegno del progetto, quali sono le criticità, questo è stato un po' il tema anche trattato all'interno della consultazione preliminare, definizione delle criticità, valutazione degli elementi proprio di valutazione di quello che doveva essere la soluzione alle problematiche individuate, e naturalmente definizione degli ambiti del progetto, quindi riferimento del referral dei pazienti, misure educative rivolte ai cittadini, soprattutto, ecco, sottolineo l'ultimo punto, definizione di KPI per la valutazione del progetto, quindi questo è uno degli elementi essenziali. E qual è il disegno, le azioni proposte? Sottolineo soprattutto il punto 2, valutazione multidisciplinare completa da parte del team, e il punto 4, quello essenziale, monitoraggio dei risultati clinici, economici, di processo, di soddisfazione dei pazienti e degli operatori sanitari, e naturalmente applicabilità del modello a nuovi modelli di pagamento, e questo poi uno degli elementi critici. Naturalmente è stata effettuata la consultazione preliminare di mercato con tutti gli stakeholder, proprio per definire le caratteristiche e la qualità delle soluzioni proposte, e sono stati poi proposti una serie di kit, non vado a leggerli, ma ripeto, li lascio come materiale di approfondimento, per proprio kit per il monitoraggio delle azioni di miglioramento su tutti i temi individuati, rischio, sistema supporto alla pianificazione, preparazione all'intervento, quindi proprio sui diversi punti. E sono stati individuati due lotti, è interessante vedere soprattutto il secondo, servizi volti a ottimizzare la valutazione diagnostica, il trattamento, la prequalifica, riabilitazione post intervento, follow up e monitoraggio, dove rispetto ai lotti, questi sono i criteri di aggiudicazione del lotto 1, e il lotto 2 è interessante perché prevede valutazione delle misure educative rivolte ai cittadini, programma ottimizzazione del programma di referral, supporto, sistema di supporto per l'integrazione dell'impianto di TAVI, e quindi dando punteggi legati proprio fino a 40 punti, questa la parte, naturalmente i criteri soggettivi, valutando proprio qual è l'impatto nel tempo di questa nuova introduzione di questo meccanismo di pagamento. E naturalmente legato proprio al metodo di pagamento. La gara prevede un sistema di pagamento basato sui risultati, misurati attraverso il sistema di indicatori visti prima, e la percentuale sul prezzo aggiudicato varia dal 5% al 2,5% allo 0%. Quindi è pesante il passaggio. L'indicatore deve essere compreso in un intervallo più o meno 20% del valore target, e vedete l'impatto sul prezzo aggiudicato è abbastanza significativo in termini proprio di risultati, valutazione dei risultati. Ecco, questa è la slide conclusiva. L'implementazione di un modello, sia in termini che cosa insegna questo modello dell'ospedale di Barcellona, che ripeto è applicabile con la nostra normativa, anche al nostro sistema italiano. Implementazione di un modello di cura innovativo, sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista di integrazione degli strumenti di supporto. Il cambiamento, questo è l'aspetto fondamentale
le ricadute per i fornitori, per gli operatori economici, quindi cambiamento nell'approccio all'acquisto da parte dei fornitori, la valutazione comparativa dell'efficacia e dei costi associati a questo nuovo modello e naturalmente l'applicabilità, l'estensibilità di questo modello, quindi la creazione di sistematizzazione di questo modello anche ad altri modelli, ad altri ospedali e ad altre aree di interesse. Ecco, questo è quello l'aspetto su cui volevo concentrarmi proprio perché molte procedure stanno andando in questa direzione. Quando parliamo di innovazione, i value-based procurement, andiamo prevalentemente verso questa direzione. Ecco, vi ringrazio per l'attenzione. Allora, ringrazio Fabio Amatucci e vi ringrazio tutti anche per questo incredibile risultato nel rispetto dei tempi, che non ci speravo. Allora, adesso introduco Damiano Fuschi. Grazie. E Università di Pavia. Grazie, ho bisogno della condivisione delle slide perché io non riesco, non sto capendo perché, ma ho bisogno del vostro supporto. Non sento più nulla. Mi sentite? Sì, la sentiamo bene. C'era, diciamo, un po' di delay. Allora, di cosa parlerò? Per non ripetermi su quello che è già stato magistralmente esposto da chi mi ha preceduto, mi concentrerò su quegli aspetti che sono, diciamo, più propri del mio background, del mio lavoro in università, quindi il diritto costituzionale, il diritto amministrativo, come questi concetti che adesso sono diventati diciamo predominanti nella narrativa attuale dopo e durante il Covid. Noi che ce ne occupiamo da diversi anni, prima venivamo anche un po' visti come dei visionari, quindi value-based healthcare, innovative procurement. L'innovative procurement è una parte del value-based healthcare, dottrina economica che nasce negli Stati Uniti, grazie su iniziativa del professor Porter, che la declina in più punti, e il nostro compito in questi anni come studiosi accademici è stato anche quello di trovare quegli appigli in senso, diciamo, positivo, non negativo per eludere una norma, ma proprio per implementare un concetto di salute che nella nostra società è profondamente mutato e non si lega più con quelli che sono i precetti del sistema sanitario nazionale, come è stato configurato a partire dalla legge 833 nel nostro ordinamento, che più volte ha portato delle modifiche e ha portato a, diciamo, a distruggere talvolta quello che è il concetto stesso di salute universale, universalistica, poiché il leitmotiv di tutto questo discorso che stiamo conducendo è quello relativo alla risorsa scarsa per eccellenza, quindi ai problemi di rendicontazione e di budget. Quali sono i problemi a livello costituzionale negli Stati europei per il budget? Nel 2012 entra in vigore il TSCG a livello europeo, che porta gli Stati membri a modificare le proprie costituzioni. In Italia è stato modificato l'articolo 31, principalmente ad esempio in Spagna, in Francia viene emanata una loi organique, quindi una legge di rango costituzionale, che porta a introdurre nei nostri ordinamenti il vincolo di bilancio, un vincolo alla spesa. Quindi viene compresso uno di quegli aspetti principali dello Stato moderno, quindi la libertà, il diritto all'indebitamento per finanziare le funzioni proprie dello Stato, e in questo caso parliamo di diritti fondamentali. Questo viene compresso, assistiamo nei primi momenti i casi limite, c'era la crisi economica, 2007-2008 abbiamo l'esplosione della crisi economica, Grecia e Portogallo che sottostanno ai dettami dell'Unione Europea introducono questi vincoli al bilancio e vediamo che deve intervenire la Corte Costituzionale per garantire il minimo vitale garantito e quindi cure mediche minime e assistenza ai propri cittadini. Ma questo, la domanda è: questo concetto di salute, minimo vitale garantito, si può conciliare con quello che è il concetto di salute declinato dall'OMS, da tutti gli organismi internazionali, da quello che è, diciamo, anche il nostro stesso ordinamento ci propone? La risposta è no. Quindi cos'è il diritto alla salute? Perché è molto complesso per il costituzionalista
quando si parla di diritti fondamentali, creare una gerarchia. In giurisprudenza la Corte Costituzionale ha affermato che talvolta il diritto alla salute può essere preminente rispetto ad altri diritti, se ne è parlato molto durante i primi mesi della pandemia, quando venivano compressi alcuni diritti di circolazione, di libertà. Veniva citato talvolta in maniera impropria l'articolo 32 della Costituzione, però dobbiamo ricordarci che l'articolo 32 della Costituzione ha una disposizione molto importante che spesso in maniera capziosa non viene detta. C'è una virgola che dice salvo disposizioni di legge, quindi salvo disposizioni di legge per tutelare la salute possiamo intervenire in maniera diversa, ma quello che interessa a noi oggi è trovare una soluzione sistemica, un nuovo, un rinascimento del sistema sanitario. Quindi vediamo che, parlando di diritto alla salute, come si vede nella diapositiva che viene trasmessa, ci sono molti altri diritti che si connettono a questo. Quindi vincoli di bilancio, la spesa influenza il diritto alla salute. Un esempio tra tanti, che però è molto calzante: se parliamo di diritto alla salute, parliamo di diritto al lavoro, ci sono tantissime normative molto stringenti nel nostro ordinamento che vanno a influenzare questo diritto alla salute. Come dicevo prima, quale salute? Dobbiamo garantire ai cittadini, addirittura non ai cittadini, ma ad ogni individuo, come viene disposto dalla nostra Costituzione, l'accesso alle cure. Quindi qual è la salute? Un minimo vitale garantito che ti consente di rimanere in vita e poi devi provvedere con i tuoi propri mezzi a curarti, oppure è la salute nell'accezione più ampia, il benessere psicofisico dell'individuo, e quindi ci connettiamo con tutte delle problematiche che sono oggi calde e sul banco. Come curiamo? Si è parlato di innovazione tecnica, un altro grande problema dei giuristi è quello, lo scontro tra i precetti economici e i precetti normativi. Come dobbiamo curare? Quanto costa curare? A partire dagli anni 70, con la scuola liberista, si afferma il diritto dell'economia, però c'è una grande differenza a cui dobbiamo fare riferimento. L'economia, la scienza economica ci descrive degli scenari e ci dice come potrà essere. Quando il legislatore, e quindi l'assemblea legislativa, decide come deve essere, quindi prende a modello una dottrina economica, la fa diventare norma, non ci dice più come può essere, ma ci dice come deve essere, e quindi questo influenza a cascata tutta una serie di aspetti del nostro ordinamento, che influenzano anche come dobbiamo curare i nostri cittadini. Quindi, passando a quello che è l'esperienza value-based, che si è sicuramente originata e strutturata negli Stati Uniti, in cui c'è un sistema normativo differente, a partire dal fatto che siamo in un sistema diverso, a matrice mista, in cui la sanità è a preponderanza privata. Però quello che a noi interessa non è chi paga, ma quanto spendiamo e l'outcome che abbiamo. Quindi vediamo che abbiamo un output di bassa qualità se andiamo ad attuare tutte quelle politiche che sono state messe in atto a partire dalla crisi economica mondiale 2007-2008, poi con l'introduzione, con l'avvento del TSCG, sostanzialmente quello riferibile ai tagli lineari alla spesa. Quindi cosa è successo? Abbiamo una riduzione dello staff medico, che pur dicendolo noi addetti ai lavori da anni, questo si è rivelato in maniera importante nell'ultimo periodo. Non investire in apparecchiature, perché l'apparecchiature costano meno del personale medico, e quindi efficienze antiquate e non etiche, poi avranno un costo sociale maggiore. Quello, la standardizzazione dei processi, è stato detto precedentemente. Dobbiamo operare, dobbiamo indagare in maniera differenziata problemi differenti, non possiamo standardizzare tutto perché questo porta a una distorsione. Focalizzarsi sul mero costo di acquisto, quello che prescrive il nostro codice, è un altro problema in ambito sanitario, poiché abbiamo anche lì una distorsione e un'amplificazione di quello che è un problema insito nell'amministrazione italiana. Sostanzialmente è il fatto che le amministrazioni diverse non comunicano, e quindi abbiamo una replicazione di processi e di costi che possono essere sicuramente ridotti per avere un outcome migliore in termini di salute se applicato ai pazienti. E poi quello che si rifà al quadrato blu, il primo quadrato, riduzione staff medico, ci porta ad avere un rapporto tra cittadini e pazienti molto basso, e questo porta a tempi di attesa infiniti e un'attenzione inferiore alla cura. Cosa si può fare per
modificare e trovare, come diciamo l'altro diciamo fil rouge che viene seguito oggi, è trovare all'interno del nostro ordinamento quali possono essere gli spunti e gli appigli per sviluppare queste politiche. Cosa ci aspettiamo da una piena realizzazione del procurement innovativo, o ancora meglio di un concetto value-based healthcare più esteso? Riduzione dei tempi di ospedalizzazione, questo sicuramente porta a un outcome in termini di salute per il paziente, a una riduzione di costi per le casse pubbliche. Collaborazione territoriale, questo è fondamentale perché la replicazione dei processi e la non comunicazione tra le diverse unità porta a costi maggiori e uno stress maggiore anche per il paziente. Evidence-based medicine, che si rifà a uno dei punti fondamentali della dottrina value-based di Porter, che è sostanzialmente è il contrario della standardizzazione dei processi. I network, una ottima apertura la ritroviamo nel nostro ordinamento con la legge 24/2017, la cosiddetta legge Bianchi e Biancogelli, in cui l'ottimizzazione di network di presidi sanitari viene appunto prescritta dalla legge e favorita. Massimizzare il flusso di pazienti, e anche questo ci porta a una migliore qualità del nostro sistema sanitario nazionale. Abbiamo visto quali sono i possibili strumenti che il nostro ordinamento ci mette a disposizione, abbiamo visto come la Regione Toscana sicuramente ha fatto un salto in avanti rispetto a quello che stanno facendo gli altri operatori, se possiamo cambiare slide. Cos'è la value-based healthcare? Com'è che si può riassumere? Qui è di seguito, in maniera molto sintetica, poi come gli altri relatori lascerò il materiale per chi fosse interessato. Quali sono i punti principali della dottrina di Porter? Massimizzare il valore per i pazienti, quindi il valore come outcome per il paziente e costo per unità. Quindi vediamo nel primo disegno, abbiamo il paziente al centro del nostro obiettivo, perseguiamo una migliore qualità, che avviene tramite costi minori perché li abbiamo ottimizzati e porta a un outcome per il paziente superiore. Quindi ci dobbiamo focalizzare sul valore e non sui costi, e quindi bisognerebbe superare, ed è quello che siamo chiamati a, diciamo, a teorizzare, a cercare di mettere in atto, la visione del costo per evento, del costo per prestazione, quindi le strutture che non si parlano, il paziente passa da struttura in struttura e ogni volta replica un singolo costo. Invece Porter cosa ci dice? Che dobbiamo valutare il paziente nel medio periodo e quindi valutare nel suo insieme lo stato di salute e non replicare gli accessi alla struttura sanitaria, quindi un focus sull'intero ciclo di cura. Qual è il valore per i pazienti? Sono punti che sono già stati discussi, iniziative pay for performance, importanza della valutazione clinica a priori e il focus, mi ripeto ma è molto importante, il focus sull'intero ciclo di cura. Questo sicuramente, per quello che abbiamo studiato, può essere applicato nel nostro ordinamento sicuramente come studio pilota per quelle patologie croniche o metaboliche, che sono quelle che interessano gran parte della società. Quali sono diciamo, i riferimenti normativi? Prego di proseguire con le slide. Ah, una cosa, perdonatemi, meno male che avevo la slide. Riguardo al network di struttura, porto sempre come esempio l'esperienza della chirurgia in campo vascolare nel distretto chirurgico del Michigan, che è ormai quasi 20 anni fa, e lo studio è del 2002, però lo cito sempre perché è proprio singolare, è come una delle prime esperienze che porta a una collaborazione distrettuale, vengono registrate rispetto al periodo precedente di riferimento 2500 complicazioni postoperatorie in meno a seguito dell'organizzazione in network delle chirurgie vascolari, con un risparmio di 20 miliardi di dollari. Questo ci dà l'idea della quantità di denaro che si può risparmiare e della quantità di outcome positivo che può essere riversato sui pazienti. Prossima slide, grazie. Quindi quali sono i possibili strumenti che abbiamo individuato nel nostro ordinamento
dal punto di vista prettamente giuridico, perché poi naturalmente il problema, il vincolo è la cornice istituzionale entro cui ci muoviamo. Quindi vediamo che uno dei possibili sviluppi, come abbiamo già visto durante la giornata, quindi non mi soffermerò, lascerò solo le slide, è l'ipotesi di project financing di servizi. E quando parliamo di servizi, anche qui si apre tutta una problematica, perché spesso un project financing di servizi include all'interno anche dei lavori, che giuridicamente è una cosa diversa. Era stato cambiato il tetto per aggiudicazione dei lavori, ad esempio se devo costruire una sala operatoria, penso a un health provider, abbiamo una commissione di lavori, che sono quelli fisici, di servizi, la gestione, gli strumenti, l'assistenza, e quindi questo è uno dei campi che si può sviluppare secondo il codice degli appalti per implementare appieno un sistema value based. Prossima slide. Un altro aspetto fondamentale che, perdonatemi se lo mi ripeto, ma è molto importante, l'elemento che accomuna la concessione di lavoro e quella di servizi, e che è molto importante nel trasferimento di know-how e anche di ottimizzazione del sistema, è il trasferimento del rischio al concessionario. Questo naturalmente è ben visto sia in virtù della legge 24/2017 ed è fondamentale perché si possa configurare una concessione che sia di servizio o di lavori, in quanto l'assenza di tale trasferimento di rischi determina la qualificazione del contratto di appalto. E quindi da un lato abbiamo una risoluzione di una problematica giuridica e dall'altro abbiamo anche un outcome diciamo positivo in termini di ottimizzazione della spesa per la struttura sanitaria che percorre questa strada. E quindi vediamo, abbiamo un match con quelli che sono i punti della dottrina value based. Qui andrei avanti, adesso non mi sistemo, vi lascio le slide perché si scende nel dettaglio. Un altro aspetto che e qui sarò brevissimo, è già stato discusso oggi, il procurement innovativo. In ultima istanza, a livello giuridico costituzionale, cosa possiamo dire? Che abbiamo un'impostazione ottimale a livello costituzionale, e questo diciamo è noto a tutti, perché la Costituzione riesce ad adattarsi nei tempi e riesce ad accogliere le modificate istanze che provengono dalla società, perché appunto predispone dei valori fondamentali e non prescrittivi di dettaglio, cosa che è lasciata alle normative di dettaglio, che talvolta risultano ingessate rispetto a quello che perseguiamo e quello che la società ci chiede. Quindi in questo continuo rincorrersi tra evoluzione scientifica e diritto, che vediamo in tantissimi aspetti delle scienze dure, della medicina e dell'informatica, il diritto rimane sempre qualche passo indietro. E quindi cosa accade? Se il legislatore non è lungimirante nell'aggiornare la normativa, ma nel modo esatto, perché una normativa non aggiornata cosa può fare? Da un lato può paralizzare l'evoluzione scientifica, può paralizzare la ricerca, ma un aggiornamento repentino della normativa fatto in maniera errata e sull'onda di sentimenti politici del momento può portarci anche a bloccare totalmente l'evoluzione di questo processo innovativo, che deve essere innovativo sia nei contenuti scientifici che non riguardano noi giuristi, sia nelle modalità con cui queste verranno applicate, e quindi ci porta alla sfida di configurare un nuovo sistema compliance, potremmo dire, sia con il tessuto normativo di matrice civilistica, di civil law europeo, che ci permette di implementare questi aspetti che, come ci porta l'evidenza empirica, ha portato notevoli vantaggi laddove sono stati applicati a pieno. E con questo concludo. Grazie a tutti. Allora, ringrazio Damiano Fuschi. Intervengo con due osservazioni. Allora, la prima: sottolineo che questo workshop è stato realizzato con il contributo incondizionato di Abbott, Boston, Edwards, Gore, LivaNova e Medtronic. Seconda osservazione,
abbiamo concordato nell'organizzazione di questo workshop che Sabrina Trippoli presenta una breve relazione in chiusura del workshop e ci parla del procurement tra metodi tradizionali e metodi value-based e descrive alcune esperienze di Regione Toscana e di Estar. Allora do la parola a Sabrina Trippoli, grazie. Quindi sì, buongiorno a tutti. Io presenterò rapidissimamente una proposta per il procurement dei dispositivi medici che si colloca, diciamo, a metà strada tra quelli che sono i metodi tradizionali, quindi basati sostanzialmente sulla valutazione delle caratteristiche intrinseche dei dispositivi medici, invece i metodi value-based più complessi, quali il net monetary benefit, già citato da Andrea Messori. Vado veloce su questo aspetto. In quanto appunto già citato, sia che tutta l'attività di HTA di valutazione della Regione Toscana è disponibile su un apposito sito web della Regione. Attività che prevede sia la elaborazione di linee di indirizzo e documenti pre-gara, quindi a supporto di gare regionali, che schede di HTA sui singoli prodotti. Veniamo in maniera più specifica alla proposta. Proposta che è descritta in maniera più dettagliata in un notiziario Estar. I nostri notiziari si chiamano Estar 3 minuti, anche questi disponibili su web. Proposta si basa sulla standardizzazione del criterio di qualità basato sul beneficio clinico, limitatamente però alle classi di rischio seconda B, terza ed impiantabili attivi, quindi criterio di qualità. Cosa si intende per qualità? Se facciamo riferimento al documento per la stesura dei capitolati di gara per l'acquisizione dei dispositivi medici del Ministero della Salute del 2018, il concetto di qualità a cui si deve far riferimento riguarda la qualità intrinseca del dispositivo, ovvero le caratteristiche tecniche e funzionali di sicurezza e di efficacia. Quindi la qualità non è soltanto la valutazione delle caratteristiche intrinseche del prodotto, ma è anche la valutazione del beneficio clinico. Abbiamo analizzato alcune gare molto recenti relative a due classi di dispositivi medici, gli stent coronarici e gli stent per arti inferiori. Sono gare regionali, ci sono due gare Consip, due gare della Regione Toscana, una dell'Emilia Romagna, del Veneto, del Piemonte, Lombardia, che stanno cercando, che hanno cercato di recepire questa raccomandazione di questo documento del Ministero della Salute attraverso quindi l'inserimento di criteri di qualità legati al beneficio clinico nelle gare. Riguardo ai criteri di qualità utilizzati in queste gare, mi soffermo soltanto su quelli finalizzati alla valutazione appunto dell'efficacia e della sicurezza. In queste gare sono stati utilizzati due criteri. Un primo criterio che riguarda la qualità metodologica degli studi ed un secondo criterio che prevede invece la misurazione della rilevanza del beneficio clinico. Quindi questi sono i due criteri utilizzati in queste gare, anche se non tutte queste gare hanno utilizzato entrambi i criteri. Sulla base, questo è un esempio tratto da una delle 8 gare regionali che ho citato, relativo a due lotti di stent coronarici. In questi lotti di gara sono stati quindi definiti dei criteri di valutazione, hanno quindi parlato di letteratura come criteri di valutazione,
Poi sono stati elaborati dei subcriteri di valutazione, uno rappresentato dal disegno dello studio e un altro criterio finalizzato invece alla quantificazione del risultato clinico, in questo caso appunto in termini di riduzione di eventi avversi e di nuova rivascolarizzazione. Quindi questo è un esempio di gara nella quale sono stati utilizzati entrambi i criteri che ho citato. Veniamo quindi alla nostra proposta, che è una proposta molto semplice, molto operativa, che ha l'obiettivo di omogeneizzare la valutazione dei dispositivi medici. E che cosa prevede? Prevede l'inserimento in ogni lotto di gara di due criteri di qualità obbligatori, quindi entrambi i criteri. Quali sono i criteri? Sono quelli che ho appunto già citato, quindi un primo criterio che misura la qualità delle evidenze ed un secondo criterio che invece misura, quantifica il risultato clinico. Quindi sono i criteri che abbiamo già incontrato, però la nostra proposta prevede l'inserimento di entrambi nei lotti delle gare che valutano appunto i dispositivi delle classi seconda B, terze di impiantabili attivi. Il punteggio ovviamente complessivo su scala 0,70 attribuito a questi criteri varia da gara a gara, dal lotto a lotto, a seconda del peso che si vuole ovviamente attribuire al beneficio clinico in ogni specifica gara. Quindi il punteggio deve essere commisurato al peso che si intende attribuire. Poi ovviamente in ogni lotto di gara, in associazione ovviamente ai due criteri di qualità legati al beneficio clinico, saranno ovviamente definiti altri criteri di qualità che però riguardano ovviamente le caratteristiche intrinseche che saranno diverse e definite di volta in volta dal collegio tecnico di gara. Noi abbiamo già recepito, diciamo, messo in pratica questa proposta in una gara regionale recente che riguarda gli emostatici sigillanti, e questo anche al fine di recepire una delibera regionale del 2019 che fornisce le raccomandazioni per la stesura dei capitolati di gara per l'acquisto dei dispositivi medici. Quindi gara sugli emostatici e sigillanti, gara regionale. In questa gara quindi abbiamo definito un criterio che misura la qualità degli studi, abbiamo dettagliato molto questo criterio, è difatti previsto l'attribuzione del punteggio più alto, in questo caso 15 punti, nel caso in cui per ogni dispositivo che partecipa ad un certo lotto sia presente uno o più meta-analisi o revisione sistematica, e poi a seguire un punteggio più basso nel caso di una revisione narrativa, ancora più basso nel caso della presenza di uno o più studi randomizzati, poi studi osservazionali, punteggio più basso nel caso di uno o più esperienze aneddotiche, invece nessun punteggio, cioè zero punti, nel caso in cui un dispositivo non abbia studi a supporto del suo utilizzo. Quindi questo per quanto riguarda il criterio relativo alla qualità delle evidenze. Poi abbiamo appunto adottato anche un criterio finalizzato a quantificare il beneficio clinico. A questo criterio è stato attribuito un punteggio massimo di 20 punti, al precedente di 15 punti. Quindi rilevanza del beneficio clinico attraverso la valutazione del prodotto sulla base dei risultati dei singoli studi clinici. Gli studi clinici utilizzati saranno quelli pubblicati nella banca dati PubMed e che dovranno essere forniti dall'operatore economico. In mancanza di studi clinici pubblicati potranno essere utilizzati quelli forniti
all'organismo notificato al fine del rilascio del marchio CE. Quindi criterio qualitativo e criterio quantitativo, finalizzato appunto a quantificare, misurare l'entità del risultato clinico. Quindi si tratta, e con questo concludo, di una proposta molto semplice che prende spunto di quello che è già stato fatto in altre regioni. L'obiettivo appunto è quello di incorporare il beneficio clinico nel processo di acquisto dei dispositivi medici, al fine quindi ovviamente di ottenere, di avere a disposizione dispositivi che siano sia efficaci che sicuri. Ho terminato la presentazione, vi ringrazio. Allora, grazie Sabrina, ringrazio anche tutti i relatori. Siamo abbastanza nei tempi, temo che non avremo possibilità di recepire domande dal pubblico, e l'orario ormai è già raggiunto. Concludo con una considerazione mia personale, anche volutamente un po' provocatoria. Siamo al congresso della SITA, dobbiamo quindi pensare al bene dell'HTA e alla diffusione dell'HTA. Allora vi rappresento una mia opinione non necessariamente condivisibile. Io preferisco 100 valutazioni HTA, piuttosto semplici, anche dichiaratamente imperfette, piuttosto che 10 valutazioni perfette, ma che coprono una fetta piccola del lavoro quotidiano. Quindi la mia preferenza, che un pochino anche deriva da quello che stiamo facendo in Toscana, è che per l'HTA, a mio avviso, serve adesso un lavoro sistematico, magari livellato un po' in basso, ma sistematico. Credo che ormai possiamo considerare conclusa l'epoca delle esperienze pilota, che erano esperienze certamente perfette da un punto di vista metodologico, ma non coprivano la totalità del lavoro quotidiano. Quindi noi vediamo l'HTA come strumento per la gestione quotidiana delle questioni di costo, efficacia e procurement. Anche la proposta è presentata da Sabrina Trippoli di un metodo semplificato, è in linea con questa posizione. Vi ringrazio tutti, ringrazio nuovamente gli sponsor di questo evento e vi auguro buona giornata. Arrivederci.